armonia e anche cultura del ben fatto. È unica, è difficile identificare un unico aspetto che la caratterizzi ed è il motivo per cui è molto difficile riuscire ad imitarci. Secondo me una grande importanza ha la tradizione e la storia di questo territorio nell'averla trasformata in quello che lei è oggi. La nostra grande virtù è proprio quella di saper trasformare il sogno dello stilista che disegna in qualunque parte del mondo in un prodotto, in qualcosa di concreto. Sono Federica Rossi e da oltre 20 anni sono responsabile, curatrice del Museo della Calzatura di Villa Foscarini Rossi qui a Stra. Sono Martina Marcato, faccio parte del consiglio di amministrazione del calzaturificio Voltan insieme a Emanuele e Marco Voltan. Sono Andrea Barbato, amministratore della Barbato SRL che conduco assieme ai miei fratelli Ugo e Cristiana, continuando la tradizione familiare che ci ha lasciato nostro padre. La parola passione significa credere fino in fondo ai progetti. Per me significa dedicare tutte le energie ad un progetto e a non avere altro in mente nel corso della giornata. Passione vuol dire dedicare tanto tempo a delle cose che ti entusiasmano, che ti piacciono, che fai volentieri. Fa crescere, ti porta ad ascoltare e a prendere soprattutto le piccole sfumature, perché nelle piccole sfumature che tante volte sono tralasciate possono invece iniziare dei grandi progetti. Calzaturificio Voltan è stato fondato nel 1898, è il primo calzaturificio della Riviera del Brenta, è alla quinta generazione, dove ha dato la possibilità a migliaia di persone a conoscere questo settore, a farsi come propria anche una professionalità, tanto che le figure principali degli altri calzaturifici partono proprio dall'interno del calzaturificio Voltan. Hanno imparato il mestiere e poi si sono messi in proprio. Rossi Moda nasce grazie a Narciso Rossi, il capostipite della famiglia Rossi, nel 1947. Era un operaio del calzaturificio Voltan, insieme a due colleghi decide di aprire la propria attività. Il calzaturificio Barbato è nato nei primi anni 50 con mio padre, che ha deciso di aprire un'attività in proprio nel settore delle calzature. Prima ha lavorato come dipendente e poi come agente presso altre realtà del territorio e nel 52 ha iniziato a produrre e a creare una propria collezione. Questo museo nasce dall'iniziativa di Luigino Rossi, l'imprenditore della manifattura Rossi Moda, nel 1995, dal suo sogno di coniugare i due amori che lui ha del suo territorio, che sono proprio la civiltà delle ville venete e la produzione di calzature femminili di lusso. Noi siamo conosciuti come una scarpa comoda ed elegante. Il modello al quale siamo più legati e che ci fa conoscere in tutto il mondo sono le ballerine e il mocassino. Calzature esposte qui al museo di speciale hanno questo grande bilanciamento tra estetica e funzionalità. Noi siamo conosciuti per una cosa semplice, che sono le décolleté. Le nostre décolleté calzano, sono comode e sono nello stesso tempo eleganti e raffinate. Il sistema di catalogazione virtuale è un progetto che è nato grazie al fatto che in Rossi Moda a un certo punto hanno deciso di fare ordine. C'era un magazzino pieno di vecchi scatoloni e mi hanno chiesto se mi potevano interessare. Grazie anche alla collaborazione con il Politecnico Calzaturiero, che stava seguendo un progetto analogo, abbiamo creato una scheda in cui sono elencati tutti gli aspetti tecnici e storici di quel modello, che viene tirato fuori dai vecchi scatoloni, viene ricondizionato, viene fotografato, schedato ed entra in un database che al momento conta quasi 19.000 modelli di calzature archiviati. È un sistema molto interessante perché ti dà subito il contatto diretto con i
modelli che prima erano soltanto catalogati, accatastati su scaffali. Può diventare la nostra memoria storica, un archivio consultabile e fruibile per creare nuovi stimoli per le prossime collezioni. E in più, mostrando il nostro passato, da dove veniamo, probabilmente possiamo avere più credito. Ti dà la padronanza subito immediata del prodotto e ti fa evidenziare anche quali erano i punti di forza delle vecchie collezioni, che puoi rispolverare. Ma avendo a disposizione tutti questi vecchi modelli archiviati che sono impossibili da tenere esposti, si offre la possibilità tramite il PC di poterli visionare tutti, scegliendo un tema piuttosto che un aspetto tecnico particolare di cui si va in cerca, un tacco di plexiglass piuttosto che un'altezza particolare, una zeppa, un particolare pellame, e si possono vedere tutti quelli che sono stati conservati. Sicuramente è uno strumento anche per far conoscere i propri prodotti al di fuori, perché ormai siamo nell'era digitale, è un punto di partenza, secondo me, anche per le nuove generazioni, per dimostrare quello che si è fatto e quello che una persona anche dal nulla può diventare. Penso che il sistema di catalogazione virtuale sia veramente vincente per noi. Ai professionisti del futuro il consiglio a cui posso dare è quello di credere vivamente in quello che fanno, non abbandonare alla prima incertezza o alla prima difficoltà, soprattutto cercare di studiare il prodotto che si vuole offrire. Alle future generazioni consiglierei di approfondire molto di più la parte, diciamo, commerciale, la parte di conoscenza del mercato e di come trasmettere la fatica che viene fatta per produrre le scarpe a chi le compra, a chi le usa. Un ringraziamento speciale va al Politecnico per averci dato questa opportunità di archiviazione digitale, che ci ha fatto rispolverare il nostro vecchio archivio, e poi anche perché è un'opportunità per noi per farci conoscere ulteriormente al mondo e anche alle nuove generazioni. Ringrazio il Politecnico per averci dato la possibilità di catalogare il nostro bagaglio tecnico aziendale. Ringrazio soprattutto il Politecnico Calzaturiero per l'opportunità che ci ha offerto di migliorare e implementare il nostro sistema di catalogazione grazie al progetto sugli atelier aziendali, che davvero valorizza il Made in Italy.